La mia vita è un'elettricità reale. La mia vita è parlare e parlare senza fermarmi mai. Sono una cabina telegrafica. Io parlo con Milano, parlo con l'Africa. Sono una specie di grammofono, di telegrafo senza fili. Sono in comunicazione con Parigi, Londra, Berlino. Vivo in uno stato di suggestione ininterrotta. Io mi chiamo Dino Edison, inventore della macchina introspettiva. Durante la guerra sono stato invaso dalle onde elettriche, sono stato a metà distrutto. Bene, buonasera. Quando parliamo di Dino Campana usiamo spesso espressioni estreme. Celebri sono quelle, per esempio, di Carlo Bo, che scrive: Campana è un caso unico nella storia della poesia italiana del Novecento e lo è a tal punto da far pensare a un fatto irripetibile di vocazione e di conquista immediata. Ecco, io stasera vorrei tentare di mostrare che il carattere estremo della vita e dell'opera di Campana non attiene però soltanto a qualcosa di accidentale, come la sua natura psichica prossima al delirio e alla follia, ma corrisponde perfettamente al carattere estremo del tempo storico collettivo che si stava sempre più manifestando nei decenni tra 8 e 900 e che in realtà, a mio parere, viviamo ancora. Non a caso i Canti Orfici vengono pubblicati nel 1914, anno fatidico della discesa agli inferi, potremmo dire, dell'Occidente. Ecco, io chiaramente proporrò una chiave di lettura, una delle tante possibili, e poi sarete voi a valutare se questa chiave apra la mente e il cuore alla comprensione di questo poeta. Dunque, Campana è estremo perché il tempo si fa sempre più estremo. Campana è estremo come è estremo Rimbaud, come è estremo il coetaneo e altrettanto tragico Georg Trakl, che muore suicida proprio nel 1914 a 27 anni. L'estremità del tempo si fa radicale perché un'intera epoca, addirittura un'intera modalità di essere uomini, un'intera figurazione, potremmo dire, antropologico-culturale dell'uomo si sta consumando, si sta esaurendo e quindi i poeti autentici, autenticamente contemporanei, e cioè in sintonia con il tempo, non possono che patire questa estrema crisi della identità umana e dare voce a questa passione del mutamento dei tempi. Tenete conto che Campana è perfettamente conscio di questo, cioè non è una mia, come dire, sovrainterpretazione. Basta leggere per esempio questa frase dai suoi taccuini: sembra veramente che il tempo dei filosofi sia finito e cominci l'epoca dei poeti, l'età dell'oro scongiurata così ostinatamente dai filosofi economisti. Oppure questa altra famosa visione tratta dal brano Pampa, uno dei più famosi forse: una stella fluente in corsa magnifica segnava in linea gloriosa la fine di un corso di storia. Sgravata la bilancia del tempo, sembrava risollevarsi lentamente oscillando, per un meraviglioso attimo, immutabilmente nel tempo e nello spazio, alternandosi i destini eterni. C'è una fine gloriosa, dice Campana,
qualcosa sta finendo, un'epoca della storia sta finendo, ma questa catastrofe è qualcosa anche di glorioso. E qui ci viene in mente In My End Is My Beginning di Eliot e L'allegria dei naufragi e tutte quelle visioni che il Novecento ci ha dato di una catastrofe che però è anche un trionfo, di una morte, di una sconfitta che però è anche una nascita. Questa è la dialettica esistenziale drammatica che si incarna, a mio parere, nell'opera di Dino Campana. E tutto questo, come dicevo, a mio parere, è assolutamente ancora in atto, sempre più palesemente in atto, anche se sempre meno parole sono oggi in grado di dire quello che accade. Quello che accade è sempre più muto. Le cose sopravanzano i loro nomi, diceva Luzzi. Il tempo è talmente accelerato che oggi nemmeno un Campana, con la sua follia, con il suo giocare completamente la propria identità, sembra in grado di dire, di farsi grammofono. Le parole che abbiamo ascoltato di Maria Luisa sono precise. Lui era un grammofono, lui era un ricetrasmettitore di onde spirituali, psichiche, che si stavano, come dire, dilagando nell'umanità e che però lui e altri erano in grado di tradurre in pensiero. Quindi potremmo dire che tutto il XX secolo, a mio parere, potrebbe essere riletto in questa chiave di un grande passaggio di figura, come emersione faticosa a tutti i livelli di una coscienza nuova, ancora difficilmente definibile. Se rileggiamo le grandi opere di Jung, di Heidegger, di Simone Weil, di Ungaretti, di Kandinsky, di Einstein, in tutti gli ambiti del sapere possiamo individuare questa passione, questa trasformazione drammatica ma gloriosa della identità umana, trasformazione che trasforma anche l'identità del poeta. Che cosa diventa il poeta? Chi è il poeta che si fa tramite di questa passione, che si fa portavoce di questa iniziazione, cioè di questa trasformazione della soggettività? René Char diceva che con Rimbaud la poesia cessa di essere un genere letterario. Ma cosa diventa? Ecco, che cosa diventa? Di tutto questo cercheremo di parlare molto brevemente questa sera parlando con Campana e su Campana. Dunque, apriamo i canti orfici. Appena apriamo i canti orfici, leggiamo. Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa sulla pianura sterminata nell'agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. E più avanti, anni e anni e anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo. Ecco il movimento interiore da cui parte la poesia di Campana, potremmo dire lo stato di coscienza da cui nasce ogni volta la poesia di Campana, è il ricordo. Campana ricorda. Ma che cosa significa propriamente ricordare per Campana? Ricordare per Campana non è un atto di volontà del nostro io che richiami alla mente a proprio piacimento episodi del passato, cioè non è quello che noi normalmente consideriamo l'atto del ricordare. Il ricordo di Campana non è un rammentare, non è un rappresentarsi cose o eventi del passato dinanzi allo specchio
riflessivo dell'io, anzi, nel suo ricordare l'io ordinario viene quasi a spegnersi. Campana ricorda in una sorta di intorpidimento dello stato di veglia. E infatti molte volte Campana parla del sogno lucido o degli innumerevoli sogni dell'ombra in cui vive e pensa. C'è un elemento inconscio, inconsapevole e quasi impersonale, direi, in questa attitudine mnemonica. Voi sapete che subito dopo, nella prima pagina dei canti, dice: inconsciamente io levai gli occhi alla Torre Barbara, e poco dopo, inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la Torre Barbara. Parla di sé in terza persona. Inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la Torre Barbara. In uno scritto in prosa, questo ricordo involontario viene descritto in maniera estremamente precisa. Vi leggo alcuni momenti che possono evocare questo stato, che ci può fare capire cosa fa Campana quando scrive. Perché questo è il problema. La trasmutazione dell'identità del poeta trasforma anche la sua pratica. Cosa fa il poeta, questo tipo di poeta, quando si mette a scrivere? Quale forma di attitudine interiore desta? E perché? Appiccicato alla spallina del passeggio, guardo il mare senza parole, come io sono senza pensiero. Questo ricordo che non ricorda nulla è così forte in me. Ricordo che in quella casa stava la sarda moglie dell'alcolizzato amico dell'amico del nostro amico. Bevemmo il moscato bianco salmastro di Sardegna ed è idiota come mi ricordo di tutto questo. È idiota, è inconscio, è senza pensiero volontario. È un'evocazione, potremmo dire, al di là di ciò che io posso volere ricordare, l'evocazione di qualche cosa che è al di là di ciò che io posso volere rammentare. Ecco perché è simile al sogno. Non c'è, come dicevamo, pensiero rappresentativo volontario. È un ricordo, un pensiero inoggettivo, quasi vuoto. Sembra di ascoltare qualcosa di buddista in questa assenza di pensiero, che però è consapevolezza assoluta, una consapevolezza senza pensieri. È un evento idiota in quanto è innocente, ricordate l'innocenza di Ungaretti, gratuito. Campana in questo ricordare sperimenta quel tipo di ascolto che già Rimbaud aveva incontrato e su cui si esercita da allora tutta la grande poesia che rimarrà: l'ascolto di profondità cosmiche o psichiche, risonanti e musicali. Scrive Campana: così conosco, è una conoscenza, così conosco una musica dolce nel mio ricordo, senza ricordarmene neppure una nota. So che si chiama la partenza o il ritorno. Dove sta tornando Campana?
dove vuole tornare Campana ricordando in questo strano modo? L'inquietudine che lo ha mosso per tutta la vita, senza trovare mai un posto, terreno, Esis disele ein fremdes auferden, dice Tracco, è l'anima straniera sulla terra. Dove vuole tornare Campana? E come vuole tornarci? E cosa ci può insegnare a noi per tornare dove anche noi vogliamo tornare, anche se non ce lo ricordiamo più? Queste sono le domande che a me interessa fare stasera, leggendo il povero Campana. C'è un ricordare dunque che è una dinamica, è un viaggio di ritorno, forse un risucchio verso qualcosa di estremamente familiare e al contempo ignoto. Il brano da cui ho letto quei passaggi si chiama proprio Il Ritorno. Ricordando dunque torniamo, ma dove torniamo? Forse proprio verso quel cuore che il ricordo, voi sapete che ricordo vuol dire tornare al cuore, che il ricordo torna ad ascoltare. Credo che questa sia già una prima indicazione importante per tutti noi. Non sarebbe forse proprio questo oggi, allora come oggi, il primo e forse anche unico atto davvero rivoluzionario? Incominciare a ricordare, incominciare a ritornare verso il cuore? Non è questo forse che tutte le emergenze della storia ci chiedono, facendoci vedere dove stiamo andando vivendo senza un cuore, senza cuore, senza un centro, senza un contatto col cuore, senza ricordare, contenti di dimenticare, di dimenticare, di avere dimenticato, così non c'è più pericolo, ci siamo dimenticati di avere dimenticato, così non c'è più alcun pericolo di ricordare. Ecco, il poeta ti ricorda che ti sei dimenticato qualcosa, è già un primo grande momento, ti sei dimenticato qualcosa, te lo ricorda, ricordati di quello che ti sei dimenticato. Sotto quale grave mucchio di neve, sotto quale grave mucchio di neve stanno sepolte le rose della mia primavera. Capite? Questo lo dice a me, lo dice a voi. Sotto quali banchise polari abbiamo seppellito le rose della nostra primavera? Come potrà la rimembranza, ancora il ricordo, la rimembranza conoscere dove la morta speranza posa? Come potrò ritrovare col ricordo la sepolta speranza? Ritrovare una speranza, un orientamento. C'è dunque gioia sepolta sotto il gelo della nostra dimenticanza e ricordando, dice Campana, e cioè tornando al nostro cuore possiamo avere la possibilità di ritrovare questa fonte di vita, le rose, questa nostra primavera, e tornare a conoscerla per esperienza personale, non per sentito dire, non per un input esterno, ma per uno scavo personale. Nelle tue profondità c'è questa primavera, ricordatelo. E inizia a tornarci, lì c'è la tua speranza, c'è tutto quello di cui hai bisogno, c'è tutto quello che desideri, sta lì,
ricordatelo. Bene, ma che cosa incontra l'uomo, che cosa incontriamo noi quando intraprendiamo il viaggio interiore di ritorno verso il nostro cuore, al di là delle tante maschere che ci mettiamo socialmente per nasconderci, per difenderci? Che cosa incontriamo? Anche qui Campana ci dà due indicazioni fondamentali che sono state tra l'altro ampiamente confermate dalla ricerca psicoanalitica del profondo del XX secolo, in particolare nella grande, straordinaria opera di Jung. È un tema immenso, ma anche qui noi andiamo per sommi capi, come è giusto. Quasi all'inizio dei Canti Orfici leggiamo: non seppi mai come. Inizia sempre così, è sempre qualche cosa al di là del nostro sapere, del nostro controllo, inconsciamente, non seppi mai come, un ricordo che non ricorda. Non seppi mai come, costeggiando torpidi canali, rividi la mia ombra che mi derideva nel fondo. Mi accompagnò per strade maleodoranti dove le femmine cantavano nella calura. Ai confini della campagna, una porta incisa di colpi, guardata da una giovine femmina in veste rosa, pallida e grassa, la attrasse, entrai. La attrasse, capito? Attrasse l'ombra. Allora, la prima cosa che noi incontriamo nel viaggio verso il cuore, sotto le nostre belle mascherine, è l'ombra. Hide. Quello che non vogliamo conoscere di noi stessi, quello che il nostro perbenismo non vuole riconoscere dentro di sé, l'ombra. Se atteniamo il controllo, la censura del nostro io, come nei sogni, pieni di violenza talvolta, di terremoti, di tigri, di scene di aggressione, non a caso, emerge dal fondo, avete detto, sentito com'è preciso Campana, dal fondo emerge tutto quello che abbiamo rimosso, represso, per solidificare la nostra identità sociale. E anche questo, vedete, a mio parere è un problema personale ma anche collettivo. Io sono convinto che l'intero XX secolo potrebbe essere letto anche come l'emersione drammatica e catastrofica dell'ombra dell'ego occidentale. Le due guerre mondiali, i totalitarismi, gli stermini, la catastrofe dell'Europa è difficilmente comprensibile se non come l'emersione catastrofica del Mr. Hyde dell'ego occidentale europeo, come aveva profetizzato Stevenson nel 1886 con il racconto appunto Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Il Dr. Jekyll è l'ego occidentale, razionalista, moralista, presuntuoso, colonizzatore, che crede di poter portare la sua razionalità a tutto il mondo e che deve invece ancora incontrare il suo scimmione interiore, che lo distruggerà perché non lo ha saputo riconoscere. Allora Campana, nel suo viaggio verso il cuore, preciso, iniziatico, Campana è un grande poeta iniziatico, cioè un poeta che vive la trasformazione, che canta fino in fondo, incontra, come Rimbaud nella Saison en Enfer, i mostri, gli animali. Avete presente l'arte del XX secolo, il surrealismo? Quanti mostri abbiamo rappresentato da Picasso in poi? Abbiamo mostruosizzato la figura umana, perché questo era ciò che dovevamo vedere, incontrare, du buffet, i mostri.
Nell'itinerario del ricordo dobbiamo confrontarci con le zone d'ombra che abbiamo in noi come persone e come civiltà. Che cosa nasconde, per esempio, la perfetta Firenze botticelliana? Così perfetta, così, come dire, orgogliosa della sua storia culturale. Che cosa nasconde proprio vicino al centro di Firenze? Proprio vicino al cuore, perché vedete, l'ombra è più vicina al nostro cuore della maschera, è uno strato più vicino al cuore e al centro. E vediamo cosa dice, come descrive appunto Campana questo centro della bella Firenze orgogliosa della sua cultura. Nel vico centrale, osterie malfamate, botteghe di rigattieri, bislacchi ottoni disparati, un'osteria sempre deserta di giorno, mostra la sera dietro la vetrata un affaccendarsi di figure losche. Grida e richiami beffardi e brutali si spandono per il vico quando qualche avventore entra. In faccia nel vico breve e stretto c'è una finestra unica ed inferriata nella parete rossa corrosa di un vecchio palazzo, dove dietro le sbarre si vedono affacciati dei visi ebeti di prostitute disfatte a cui il belletto dà un aspetto tragico di pagliacci. Quel passaggio deserto, fetido di un orinatoio, della muffa dei muri corrosi, ha per sola prospettiva in fondo l'osteria. I pagliacci ritinti sembrano seguire curiosamente la vita che si svolge dietro l'invetriata, tra il fumo delle pastasciutte acide, le risa dei mantenuti dalle femmine e i silenzi improvvisi che provoca la squadra mobile. Questo c'è nel cuore di Firenze. E nel cuore di ognuno di noi c'è di molto peggio, prima di raggiungere appunto il vero cuore. Ma chi non ha il coraggio di incontrare questi strati non raggiungerà mai il proprio cuore, mai la propria verità, mai, come tutte le sapienze spirituali della terra ci hanno sempre ricordato. Non esiste la fiamma viva d'amore di San Giovanni della Croce senza la notte oscura, non esiste. È spiritualità di carta pesta. Campana è molto più vicina alla spiritualità reale di molta spiritualità di carta pesta, perciò è utile anche oggi, per noi, che abbiamo fortemente bisogno di una spiritualità molto concreta, molto pratica e molto vera, cioè di un processo iniziatico vero, reale, una trasformazione reale. L'ombra, come sapete e come sappiamo, può essere molto affascinante per l'uomo che torna verso il proprio cuore. Pensate alla Circe di Ulisse, pensate alle sirene, tutte figure di ombra dell'uomo che torna, del ritorno anche di Ulisse. Pensate al bestiario del Novecento, pensate ai fiori del male, pensate alle aberrazioni politiche del XX secolo. Quanta ombra omicida ha affascinato gli uomini colti della nostra Europa nei decenni del XX secolo. Pensate alla celebrazione di una istintualità pura, fraintesa come liberazione, lo scatenamento di tutti i sensi frainteso come liberazione. C'è sempre un carattere sessuale nel confronto con la nostra ombra, sempre, anche sessuale. Se però noi ci identifichiamo con l'ombra, se ci facciamo guidare dall'ombra, avete ascoltato Campana che dice che l'ombra fu
fu attratta e lui è entrato. Ecco, se noi ci facciamo guidare dalla nostra ombra, la giornata del nevrastenico, come si chiama questa poesia, la giornata del nevrastenico finisce male. Finisce molto male. Come finisce? Leggiamo. Passeggio sotto l'incubo dei portici. Una goccia di luce sanguigna. Poi l'ombra. Poi una goccia di luce sanguigna. La dolcezza dei seppelliti. Scompaio in un vicolo, ma dall'ombra, sotto un lampione, si imbianca un'ombra che ha le labbra tinte. Oh Satana, tu che le troie notturne metti in fondo ai quadrivi, oh tu che dall'ombra mostri l'infame cadavere di Ofelia, oh Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Se ci identifichiamo con l'ombra, finiamo nella disintegrazione diabolica dell'identità. L'energia erotica liberata va invece integrata, altrimenti perdiamo il filo del ricordo che può ricondurci a casa. E questo è un grande problema oggi, personale e collettivo. Secondo spunto, tornando però, non incontriamo soltanto questi disordini, queste energie caotiche dell'ombra, ma incontriamo anche a tratti stati di completezza e di integrità che ci anticipano le gioie della terra promessa di Ungaretti e che sono ancora più intimi, questi stati, più profondi delle nostre ombre. Questo è molto importante saperlo e farne esperienza. Queste cose, diciamo, caotizzanti dell'ombra sembrano abissali, sembrano essere, come dire, la parte finale più vera del nostro essere, ma non è così. C'è qualcosa di più profondo. L'ombra non è la zona più profonda nel ritorno, è una zona di passaggio verso aree più profonde. E qui vi leggo una precisa esperienza di questo, sempre in campana. Ascoltate bene e poi dopo ve lo affido, questo testo da meditare a fondo per la sua precisione. La grande poesia, specialmente la poesia iniziatica, è precisa. Paul Celan diceva: poesia è precisione, non una parola fuori posto, non una parola di più. Poiché nella sorda lotta notturna la più potente anima seconda ebbe frante le nostre catene. Capite? Noi ci svegliammo piangendo ed era l'azzurro mattino. Come ombre d'eroi veleggiavano dell'alba, non ombre, nei puri silenzi dell'alba, nei puri pensieri, non ombre dell'alba, non ombre, piangendo, giurando, noi
fede all'azzurro ha toccato il cuore. Ma anche qui bisogna stare molto attenti. Vedete, comprendete cosa io cerco di fare della parola poetica? Comprendete forse quello che secondo me possiamo dire dopo Char? La poesia non è più un genere letterario, cos'è? Per me è una diaconia iniziatica, semplicemente. Un modo per aiutarci nel processo di liberazione cui siamo convocati come umanità planetaria e non abbiamo alternative. Lo dico sorridendo, l'alternativa è la catastrofe pura e semplice, ma non è un'alternativa. Ecco perché sono utili questi poeti, ci possono dare tantissime indicazioni lungo la via. Allora, anche qui, quando noi tocchiamo l'anima seconda, come la chiama lui, lo stato dell'azzurrità senza ombre, al di là, né più profondamente rispetto alle ombre, c'è un grande pericolo che è stato vissuto anche questo da tanti grandi uomini nel XX secolo, e cioè l'identificazione con il selbst, direbbe Jung, cioè illudersi di avere già raggiunto tutto, di essere un Übermensch. Ecco perché Campana amava Nietzsche e detestava l'Italia e detestava la poesia italiana, diciamocelo con chiarezza. C'è un grande pericolo che tu fai un'esperienza del cuore estatica e ti illudi di essere arrivato, mentre quello è un istante. È solo un istante, hai voglia a lavorare per portare tutta la tua carne verso quella luce, hai voglia, ma tu ti puoi illudere di essere tutto arrivato, diciamo, dimenticando l'enorme lavoro che dobbiamo affrontare poi per incarnare in tutte le aree della nostra vita la potenza e la limpidezza dell'azzurro. Ecco, Jung parla benissimo di inflazione egoica. Inflazione egoica è la tragedia di Nietzsche, paradigmatica per tutto il XX secolo. Ma di quanti poeti iniziati di vario livello, dai grandi a quelli molto meno grandi, abbiamo visto atteggiarsi a sapienti illuminati nel XX secolo? Breton, Stefan Georg, qui per dire i grandi, ma ce ne sono anche proprio in XVIII, no? Breton, che si faceva chiamare il Papa, che creavano queste sette esoteriche di schiavizzazione. Bisogna stare molto, molto attenti, quante figure arroganti e misere abbiamo incontrato, creato, diciamo, nel XX secolo, quanti sovrauomini che poi precipitano in collassi mentali o morali catastrofici, quanti Übermenschen che finiscono poi con delle tragiche giornate di nevrastenia manicomiale. Bisogna stare attenti, molto attenti. Dobbiamo stare attenti ad incarnare in terra lo spirito attinto. L'azzurrità va fatta scendere a terra come energia di trasformazione delle cose minime del quotidiano, se non vuoi che ti bruci, ti fulmini. Letteralmente è un problema elettrico, ha ragione Campana, è un problema elettrico, ma l'aveva detto con chiarezza già Hölderlin, che il lampo fulmina il sacerdote per primo, e perciò bisogna avere una fortissima presa a terra per scaricare le energie a terra dove devono andare. E qui tocchiamo l'ultimo punto di questo itinerario campaniano
dentro la nostra anima e dentro l'anima del nostro tempo. Campana non conosce la coniunzio, la coniugazione fra la terra e il cielo. La cerca disperatamente, potremmo dire cerca una donna, perché questa è la coniunzio. Cerca di coniugare il maschile e il femminile, cerca disperatamente di coniugare la poesia con la vita, ma non ce la fa. Anche questo ci riguarda in modo diretto. Noi viviamo in un tempo drammaticamente incapace di coniunzio. La crisi dei matrimoni, che non è più dei matrimoni, ma delle coppie, è il segno di una difficoltà crescente di coniugarci, di coniugare il cielo con la terra, la storia con un senso, la tecnica con la luce, lo spirito con la materia. Viviamo in un divorzio crescente tra queste dimensioni che ci spacca il cuore. Lacerati tra una terrestrità lasciata allo sbaraglio, una terra senza cielo, e un cielo senza terra, spiritualità smisurate, individualistiche, ognuno se fa la sua, vite scisse, in una sofferenza dilagante che è la pandemia del presente. Campana vive nella pelle, come ogni grande poeta, questa divaricazione che è un problema storico-spirituale che si stava aprendo già in quel momento e che stiamo vivendo ancora. Se la terra del quotidiano e il cielo delle ispirazioni non si coniugano, avremo da una parte una vita terrestre infeconda e prostituita e dall'altra un mondo spirituale infecondo e inflazionato, che è un po', a mio parere, la condizione paralizzata del presente e deprimente del presente. A livello erotico, perché tutto questo ha sempre anche una ricaduta erotica, inevitabilmente, perché parliamo proprio della coniunzio tra il maschile e il femminile, avremo da una parte la prostituzione e dall'altra le chimere idealizzate. Un platonismo infantile. La grandezza di Campana sta proprio nell'avere vissuto fino in fondo anche questo aspetto catastrofico del processo di iniziazione. In un anelito mai sopito ad una sintesi che però non riusciva a realizzare se non nell'istante poetico. Campana sente con chiarezza la sterilità che gravava sul suo destino e la sacerdotessa dei piaceri sterili, l'ancella ingenua ed avida e il poeta si guardavano, anime infeconde, inconsciamente cercanti il problema della loro vita. Un altro passaggio ancora forse più chiaro. Questa poesia è perfetta. Si chiama dualismo, capite? Lui lo sapeva. Quello che noi ci stiamo dicendo, per lui era chiaro, dualismo. C'è dentro di me una separazione, una dualità, una non coniugazione, una incapacità di fare dei due uno, che è il compito per cui siamo nati. Noi siamo nati per fare dei due uno. Questo è il ricordo di cui ci siamo dimenticati, perciò stiamo molto male. Se non lo facciamo, cioè se non impegniamo tutta la nostra vita nel tentativo costante di fare dei due uno, veniamo lacerati, letteralmente fatti a pezzi. Questo lo sappiamo tutti. Ovviamente, no? Anche se magari non si vede, però si sente l'essere dilaniati, no? Canti orfici, non vi dimenticate.
Non dimenticate la storia di Orfeo. Tenete conto che però l'Orfeo di Campana è quanto di meno mitologico si possa immaginare. È totalmente incarnato, perciò è cristico, più che orfico. L'iniziazione avviene a Firenze, i luoghi di cui parla Campana sono le prostitute di Firenze, sono i luoghi che incontra, è la sua vicenda quotidiana, è lì che avviene l'iniziazione. Scrive a Manuelita, questa ragazza con cui forse ha sperato di unirsi. Voi adorabile creola, dagli occhi neri e scintillanti come metallo in fusione, voi figlia generosa della prateria nutrita di aria vergine, voi tornate ad apparirmi col ricordo lontano, anima dell'oasi dove la mia vita ritrovò un istante il contatto delle forze del cosmo. Eppure, Manuelita, sappiatelo, che lo potete. Io non pensavo a voi. Io mai ho pensato a voi. Di notte nella piazza deserta, quando nuvole vaghe correvano verso strane costellazioni alla triste luce elettrica, io sentivo la mia infinita solitudine. Tutto ciò, per concludere, a mio parere non descrive solo l'impotenza di un uomo profondamente scisso e destinato al manicomio, ma la tragedia cosmico-storica di un'intera figura di umanità, di un intero modo di essere uomini e donne, di un'intera civiltà che ci appella oggi più che mai, più che allora, a cercare la via del ritorno, del ricordo e della coniugazione. Seconda. L'opera di Campana mi sembra la testimonianza in presa diretta dei precipizi in cui il nostro mondo stava e sta ancor più adesso precipitando. In ciò consiste, a mio parere, la rilevanza di questa poesia, di questa linea poetica, che ci si manifesta come segnaletica di un ritorno che resta aperto. Per tutti noi. Sta a noi verificare nella ricerca, creando le modalità di questa ricerca, anche se la crisi delle nostre vecchie identità, la crisi che stiamo vivendo, debba precipitare nella follia che già abbiamo attraversato nel XX secolo come civiltà. Non è il futuro, è già passato, ma può essere anche futuro, personale e collettivo, abbruttimento e orrore, oppure se una nuova figura di umanità può essere fatta emergere da questa passione caotica dentro il cuore di noi, come Campana intravide negli istanti della sua visione. E voglio concludere con questa visione di una umanità nuova, un'umanità capace di ritornare, di ricordare e di coniugare, e cioè di fare nascere la luce delle stelle ora impassibili, era più misteriosa sulla terra infinitamente deserta. Una più vasta patria il destino ci aveva dato,
un più dolce calor naturale era nel mistero della terra selvaggia e buona. Ora, assopito, io seguivo degli echi di un'emozione meravigliosa, echi di vibrazioni sempre più lontane, finché pure con gli echi l'emozione meravigliosa si spense. E allora fu che nel mio intorpidimento finale io sentii con delizia l'uomo nuovo nascere. L'uomo nascere, riconciliato con la natura ineffabilmente dolce e terribile, deliziosamente, orgogliosamente, succhi vitali nascere alle profondità dell'essere, fluire dalle profondità della terra, il cielo come la terra, in alto, misterioso, puro, deserto dall'ombra, infinito.